Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Taleale. Eccoci qui di nuovo con Fallout. Allora, riprendiamo. Merda. Siamo arrivati al Vault perché, come detto, dobbiamo fare la missione di Kate. E ci sono dei gunner qui fuori. Ma in realtà, cazzo, occhio. Non mi ricordavo tutti sti nemici qua. Allora, aspetta. Vabbè, già li hanno fracassato. No, i robot li... prendiamo che c'hanno un po' di roba utile. Ok. Va bene, nel frattempo ho lasciato un po' di robe. Però per togliermi il fango dagli stivali. Vaffanculo. A Sanctuary ho venduto qualcosina. Come detto, non mi ricordavo ci fossero tutti questi gunner. Ci eravamo già venuti, ragazzi, perché se vi ricordate bene, questa zona l'avevamo già spippolata. Ah, ho cambiato il cappellino. Ho messo il cappellino, il casco. Ho messo quell'altro che avevamo trovato perché è estremamente più cazzuto, modificato. Arriva a 16 e ci dà più uno di carisma e uno di intelligenza. Quindi va benissimo così. Cos'altro? Ho cambiato... ah, questo lo prendiamo. Certo, pesa un bel po', ma va bene. Ho cambiato gli occhiali. Ho messo questi qui rispetto agli altri. Vabbè, adesso non si vedono. Sono armato. Quegli altri che avevo ci davano più uno di carisma, se non ricordo male. Mentre questi più uno di percezione. Siccome il carisma di Carletto è così alto che non ne ha bisogno, ho messo questi occhiali qui che ci danno... più o meno sono questi. Che è da sole della sentinella. Che sono anche più fighi in realtà. Vediamo questi, va. Aspettate. Ci vediamo. Carletto, togli l'arma. Al momento c'ha questi che sono sempre occhiali da sole. Sono piccolezze, ma questo Carletto è anche alla moda. Guardalo lì. Cazzuto e cattivo, vai. Cos'altro? Ho fatto manbassa di jet dal nostro... perché ne avevo lasciate un po' di quantità di jet nel nostro inventario lì a Sanctuary, perché onestamente ne avevamo un fottio. E anche se pesano solo 0,1, però quando ne hai un bel po'... questo lo usiamo. Iniziano a fare peso anche quelle, calcolando che noi non lo usiamo il jet. Lo portiamo qui dove c'era il tipo che acquistava il jet, se non ricordo male. Quindi ne ho tipo quasi 200. Ci dava 75 tappi. Su soldoni. Pronta? Onestamente non so se ci siano... ma secondo me hanno resettato tra virgolette tutto. Perché se vi ricordate qua ci siamo già venuti, abbiamo già preso tutto, ma adesso hanno rimesso tutto in ordine. Fammi un fischio se vuoi che te la apra. No, facciamo noi, va. Sì, perché dobbiamo ancora arrivare al massimo del... probabilmente ci riusciremo con questa missione ad arrivare al massimo della... del feeling con Kate. Almeno ci sblocca la sua abilità. Tu guarda sti bastardi che... boh, non ricordo. Fatti vedere. Posso aspettare tutto il giorno. Onestamente no. Aspetta. Scusa. Ti trovo, un uomo. Te ne pentirai. Guarda là. Attrezzatissimi. Piano. Ok. Merda. Aspetta. Facciamo una cosa, va. Un momento. Do anche una salvata. Perché qua ci... ok, andiamo così. Uso sta pistoletta perché...
Cioè abbastanza precise in realtà. Ora inizi a farmi incazzare. Sì, abbiamo lasciato tutti i nostri fucili di precisione, perché onestamente non li usavamo mai. Continuate a sparare. Vabbè, fai tu, va. Ma qua dietro c'era il robottozzo, se n'è andato. Vabbè, aspetta, Kate. Facciamo che raccattiamo un po' di roba. A parte che qua c'era il terminale, c'erano queste stecche di sigarette. Che ci sia una taglia su di te. Non c'è nessuna taglia. Forza, non tu. Stronzi di merda. Venite. Presumo. Questi in teoria li abbiamo già letti, no? Comandi alla torretta, vabbè, sti cazzi. No, non vai da nessuna parte. Andiamo con questo? Vogliamo fargli del male? Peccato, stronzo! Uccideteli tutti! C'è la fusione. No, non mi vorrei prendere troppa porcheria qua da portarci in giro, perché se hanno rimesso veramente tutto qua, ce n'è sta di roba da prendere e portare. Eliminatelo! Sì, don't worry. Facciamo munizioni. Facciamo un piano alla volta. Richiede terminale, ok, ardua. Ma non lo so. Avranno resettato tutto. Guarda questo. Dove cazzo vado in questa sportiveggianza? Merda! Ah, giovine. Sei poco spiritoso. Aspetta, passo prima di qui. Ok, c'è una bomba appesa. Questo già l'hanno fatto saltare in aria. Attacco la presenza ostile. Ah, qua si riscende. Allora, un momento. Andiamo a questo punto verso... Smettila di giocare, fatti vedere. Vieni qua. Ma qui quello che sai fare? Ah, giovine. Abbiamo preso anche una statuina qui, quindi questo prendiamo. Mi stai facendo davvero incazzare. Dai, non rompete i maroni. Guarda, questa si è sfasciata tutta l'armatura. Vabbè, poi gliela aggiustiamo a tempo debito. Adesso andiamo a scassinare. Allora, vediamo se ci sono un po' di parentesi da poter sfruttare, visto che questa già è ardua. Quindi le parole saranno abbastanza lunghe e complicate. Qui sotto niente, vediamo dall'altro lato. Ok, allora proviamo. Programming 3. No. Fantastico. Sì. Ok. Perfetto. Hai sentito? Cosa? Sì, ma pensate ancora a sparare là dietro, dai. Su, a giovani. Ma dimmi tu. Ma chi cazzo stai a sparare? E dai, ti ho rotto i coglioni. E dai, che cos'è? Tasta caciara. Questo sì, vale abbastanza da prenderlo. In realtà anche questo pesa un po' troppo. Sì, cerchiamo di fare un po' di economia, tra virgolette, perché comunque... Vabbè, prendiamoci la pistola. Poi nel caso le buttiamo le pistole laser, ne ho... mi segua, Kate, non ci perdiamo in chiacchiere con quelli, perché sennò non ne usciamo più da qua. Scusi. Sono fucile cazzutissimo.
Sì, questo forse era meglio. Dov'è? Guarda qui. Papà fa culo. Dov'è là? Continuate a sparare. Scusi, terra. Giovanotti, fate poco gli spiritosi che siamo armati malamente qua. Cocomero te lo lascio. Sto anche. Lascio tutto. Fadina no, non te la lascio. Che cazzo ho preso? Non stiamo onestamente seguendo le indicazioni perché dobbiamo andare su. Però, come detto, sto dando sempre un'occhiata perché... Ci penso io! In realtà la parte del vault, quella dove c'erano quei personaggi... Era questo il vault? O forse era il vault 81, onestamente. Sapete che non mi ricordo. Gunner! Aspetta, c'è una Coca-Cola. Cioè, ce l'ha proprio ristabilito. Vabbè, è passato un bel po' di tempo da quando ci siamo passati noi, quindi... Ci ha rimesso tutto. Scusate. Tutto in ottime condizioni. Prendo robe dalla gamba. C'è due. Non lasciare nulla di utile. Voglio la sua testa. Sì, sì. Mi segua, Kate. Ci stiamo. Del jet, ma forse non era qui la zona. Questa era la torretta che abbiamo fatto esplodere, quindi prendiamo le robe. Qui c'era del jet. Attacco la presenza ostile. Attendino. C'era il jet. Avete pazienza, magari mi ricordo una sera che avevo visitato così tanti luoghi che nel centro di disintossicazione possiamo andare, come andiamo modi della porta. Preparati, eh. Non colpiresti mai una ragazza, vero? Guarda sto figlio di puttana. Vaffa! Togliti. Aspetta, prima fammi fregare la roba a questo. Sto lasciamo questa, vabbè. Kate, però sei... O salame. La stanza di purificazione. Tanica. Bomba, prendiamo. Ok, possiamo andare, Kate. Aspetta, fammi prendere la bistecca di Deathclaw. Sì, giustamente non tengo d'occhio dello stato di salute del nostro Carletto. Mi scordo di controllare, maledizione. Dove sta? Ah, è scesa, mo sta di contorso. Ah, eccoci. Scusa. La risposta al mio problema è in quella stanza. Ma non so se andare avanti. Come non sai? Se non entri, potresti morire. Lo so. Ma e forse allora? L'upside è l'unica cosa a mandarmi avanti. Che faccio se quando apro gli occhi non mi piace quello che vedo? Ci sarà Carletto, così sicuramente ti piacerà. C'erano cose che non volevo affrontare. Cose che cercavo di dimenticare. Meglio sputare sangue che rivivere il passato. Una delle due Vai, affronteremo insieme quel dolore. Tu hai già fatto molto per me. Lascia fare, Carletto il Marpione. Continui a offrirmi altro. Beh, che cazzo sono io per sputare su tutto questo? Ecco. Mi siedo lì. Quando vuoi, vai ad attivare l'interruttore. Ok, allora. Tu vatti a sedere. Nel frattempo, poi ricordati l'armatura. Famo cazzate. Presumo sia questo. Ci sei? Così se sblocchiamo
la sua abilità. Possiamo magari cambiare anche compagno. Di compagni di viaggio, quelli che hanno una missione sono Curie, che non abbiamo abbandonato abbastanza. Devo caricare l'olonastro? No, non è vero. Aspetta, che cazzo. Avvia. Ah, avviata, attendere prego, ok. Ma devo inserire qualche olonastro? Che cazzo ne so. Secondo me no. Ah no no, ok. E che cazzo ne so. Sta a funzionare? E sta a trapanare il collo. Sta pompando via il jet. Cambio di sangue. A posto. Sembrava, se no vedo che non faceva niente. Ho detto che cazzo ne so. Parla con Kate. Kate, t'a posto? Tutto bene, Kate. Come ti senti? Strana. Mi sento davvero strana. Sembra tutto diverso. Sembra tutto più chiaro. I colori, i suoni, gli odori. Nulla è come ricordo. Mi sa che sta più strafatta di prima. Non posso credere che abbia funzionato. Quella voglia, quel dolore, cazzo, persino lo sballo, sono scomparsi. Ero davvero arrivata a quel punto. Sì, ma non è che ti reggi proprio bene in piedi, eh. Oh, sono felice così. Che tu stia bene. Stavo iniziando a preoccuparmi. E non solo tu, pare. Ho idea che Tommy avesse in mente proprio questo. Quella vecchia volpe mi ha cacciata dalla Combat Zone perché sapeva che mi potevo ripulire. E sapeva che tu mi avresti aiutata. Immagino che abbia visto in te qualcosa che io non avevo notato. Mi prendo cura dei miei amici. Lo so bene. Ascolta, non dimenticherò mai quello che hai fatto per me oggi. Mi hai aiutata quando tutti gli altri si sono tirati indietro. Non sono brava a dire grazie, ma è il meglio che avrai da me. Ora, che ne dici se usciamo e ci scordiamo di questo posto? Si può fare. Ok, per una buona causa. Fatto. No, ancora non siamo arrivati evidentemente al massimo della reputazione. Si è bloccata là. Aspetta. Ehi. Vabbè, chiacchieriamo un po' prima. Salve. Qual è il come problema? Salve. Ma cosa pensi? Non chiedo molto. Una bottiglia piena e qualche osso da rompere. Ma cosa pensi? Prima o poi devo farti vedere come ci si ubriaca davvero. Come vanno le cose tra noi? Le cose vanno alla grande e continuano a migliorare. Spero che duri. Cosa pensi? Pressiamo. Del nostro rapporto? Stiamo andando bene, direi. E in questo mondo di merda è davvero qualcosa. Non ho altro da dire. Nessun problema. Cioè, in realtà qualcosa sì, tipo certo, rientra certo, nella mia armatura atomica. D'accordo, capitano. Ecco. Non è vero, non ci entrerà mai perché l'ha messa in questo modo. Vieni qua. E rientra nell'armatura. E che cazzo. Tanto scassiniamo. Ottimo. Perché disturbarsi? È solo robaccia, buttala. Vabbè, intanto tutto fa brodo. Lascia fare. Ci siamo? Ok, allora qua direi che ce ne possiamo anche andare. Onestamente abbiamo visto un po' di tutto. Abbiamo ammazzato un po' di gente. Possiamo togliere il disturbo. Tanto come detto le zone non le ritroverò mai più. Sì, volendo per curiosità possiamo. Aspetta. C'era? Sì, roba da prendere. Possiamo giusto farci un altro giretto, ma in fondo già il Volt lo abbiamo
pippolato. Non credo ci sia molto di interessante da continuare a controllare, no? Che dite? Ora possiamo eventualmente trasporto troppo peso, cazzo. Kate, mi serve il tuo aiuto. Lo cazzo, si è andata a bloccare quella, non lo so. Aspettiamo che ci raggiunga. Chi c'è? Aspetta, mo arriviamo. Occhi aperti. Certo, lieta di prendere, voglio dire, cosa? Tenere qualcosa per te. Te frega le cose, Spezzo le manine. Siamo abbastanza pieni, ma sostanzialmente credo sia cibaria quella che ci pesa di più, quindi... Chi va là? Sì, magari spaccando un po' di culi. Cioè, ha rimesso un po' di tutto, quindi... Ci facciamo un altro giro. E la pagherai! Guarda, gli stivali sporchi di sangue. Che magari ci potrebbe essere qualcosa in più rispetto a quando siamo venuti la prima volta, dove non eravamo venuti per una missione, no? Vabbè, quello potevamo lasciare. In linea teorica questo lo facciamo perché è questione di far apprezzare i nostri gesti a Kate, così arriviamo finalmente al massimo della reputazione con lei, diciamo, massimo della reputazione, e possiamo scaricarlo, passare al prossimo, perché calcolando che stiamo facendo un bel po' di episodi, un bel po' di roba, almeno cerchiamo di testare un po' tutti i compagni di viaggio. C'è il sindaco, come detto, Curi sarebbe utile perché c'ha la sua missione. Qual era quella di prima? Aspetta. Vader. Ci potrebbe Bene. Stare. I tuoi ordini. Questi sono i tuoi ordini. Sicurati che i residenti seguono alla lettera il programma di riabilitazione Voltec. Vabbè, sì, questo, come detto, li abbiamo già letti. Perché siamo già stati qui. Giusto per... Non ha detto che ha apprezzato lo scassinamento, però, eh. La caffettiera, il jet. Sì, questi. Se vi ricordate, era quello dei tossici. Il volt dei tossici, questo. Vabbè, almeno ha rimesso tutto com'era. Quindi possiamo rifregarci tutte queste. Ventilatore, attenzione. Ma che. Ma dove state, scusate? Che state a fare tutta questa cacciata? Ah. Guarda questo cazzo dove vai. Per spazzare il pavimento. Spacchiamo dei culi, spacchiamo dei culi. Un po' troppa roba, stiamo a raccattare, ma va bene. Questo lo lascio, ma. Altrimenti veramente troppa roba. Se anche te le lascio. Qui forse avevamo trovato la statuina, se non ricordo male. Veramente noi la famo. Il fornelletto lo prendiamo, scusate. Un conto il fucilazzo, un conto il fornelletto. Kate, mi raccomando, apprezzi il gesto dello scassinamento, perché probabilmente anche quando usciremo ci dirà qualcosa, non so, l'abbiamo aiutata, quindi. Tappi, tappi, tappi. Qua mi sa che prendiamo il tanto. Era inevitabile. Sveglia, dove la mettiamo? Psycho, tanica d'alluminio. No, era l'altro bot, non mi ricordo male a questo punto. Aspetta, che c'era qua? Lo sacchiotto, non ci interessa. Possiamo presumibilmente andare. Ora non ho la più pallida di quale sia la strada giusta, ma questi sono i bagni. Aspetta.
solito negli specchi dei bagni c'è sempre qualcosa da sciullare. Infatti, porcine. Guarda qua. Hanno tutto. Droghe, qualunque cosa hanno preso. E sì, cattiveria, no, questo. L'alcol glielo lasciamo. A posto così. Vabbè, se non ci riusciamo normalmente ad aumentare la feeling con sta tipa, basta drogarsi sostanzialmente. Possiamo uscire da qui, giusto? Mi sembra di uscire da qui. No. Dai, ascensore. Ci sei? Ci sei? Va bene, sono uguale. C'erano altri miei nemici giù, ma come detto sti cazzi tanto. Ora una cosa da fare è andare un attimo a Sanctuary e lasciare tutta la roba che ci abbiamo accumulata. Possiamo uscire? Tranquillità, scioltezza, occhio. Peccando l'uscita. Se questa non mi spingesse magari. Ok, a posto? Dove cazzo sta? Si è bloccato. Sì, si è bloccato. Dai, guarda che rincoglionito. Qua dietro. Qua. Dai che ce la fai. Vabbè, sti cazzi. Andiamo a Sanctuary, va. Là. Quanta leggiadria è il nostro Carletto. Mappa. Ok. Spariamoci qui sopra a Sanctuary. Lasciamo un po' di robe. Magari aggiusto un attimo la l'armatura atomica della tipa. Vendiamo un po' di roba. Sì, magari invece di tagliare ve lo faccio vedere, visto che ogni tanto salto, qualcuno mi chiede dove si può vendere della roba, eccetera eccetera. Io di solito utilizzo maggiormente i medici, perché i medici sono quelli che hanno più soldi. I medici e alcuni di quelli che vendono vestiti. Quindi almeno nel mio caso vado appunto dai due carrettini del doc che ho qui a Sanctuary. Oppure se c'è Carla Pattume gli lascio sempre della roba. C'è Carla Pattume? Non lo so. Allora, prima cosa, lasciamo risorse. Sì, c'è Carla Pattume. L'insediamento ha chiesto il nostro aiuto. Carla, segno la sua posizione sulla mappa. Parliamo di vedere affari? Di cosa hanno bisogno. Ci servono altri insediamenti per sostenere. Certo, la nostra... diamo un'occhiata. Sono sempre felice di fare servono... affari. Cioè, ci servono. Come ha detto, di aiutare altri insediamenti. Ti lascio delle Molotov. Una granata a frammentazione. Questa impulsi. Quanti soldi c'ha? Stavolta ce n'è un po' di più. A tappi. Vabbè, se è arrivata una di queste le posso dare, ok. Onestamente non mi servono tanto le munizioni al momento, perché ne ho accumulate così tante nel tempo che va bene così. Aspetta, Preston. Ehi là, hai bisogno? No, niente. Nessun problema. Ok. Quindi andiamo. Che cazzo. Che è finito l'orario di... Vabbè, andiamo da questo. Grazie. Finalmente sì, mi sembra di pensare in modo lucido. Sì, non ci interessa. Ehi, hey, Sheffield, che ne diresti di venire a lavorare per me? Ho rinunciato all'alcol dopo essermi stabilito qui. I medici dicono che mi sono distrutto il fegato. Oggi cos'hai da propormi? Facciamo così. 3,79, c'ha poca moneta questo, eh. Facciamo così. Questo vale 120. Cos'altro ti posso appioppare? Niente, perché non hai più moneta. Quindi ti lascio questa. E solo questa abbiamo preso. Questa 82. Vabbè, dai, preciso. La nuca gola è l'unica cosa che mi tiene. Sì, sti cazzi. Allora, questi già se ne stanno andando. Aspetta, questa vende vestiti, di solito c'è un bel po' di soldi. Spero tu sappia quanto hai fatto per noi. Ok, però. Ciao. Cerchi qualcosa da indossare? No, cerco qualcosa da vendere. Certo, diamo un'occhiata. Benone. 7,43, vabbè. Ci può stare, ci può stare. Vediamo cosa dobbiamo vendere. 1
e 2. Poi di questi nient'altro? Ok. A posto così allora. Sì, siamo ancora un po' pienotti perché... Allora, fermati. Occhi aperti. È la parte del lavoro che preferisco. Eccolo lì, c'è anche il sindaco. Vediamo un attimo allora. Facciamo prima, mi dai tutti questi oggetti qua, risorse che le andiamo subito a lasciare. Come vedete, io perdo molto tempo a raccattare le cose in giro, però lo faccio per avere molti soldi, perché poi torniamo, vendo tutto, compro le munizioni, poi eccetera eccetera, sempre così, quindi avrete molte munizioni e molto denaro. Quindi esistono da sempre. Perdo molto tempo andando in giro, però onestamente ci sta. Quindi adesso vado qua, riparo questo. Questi altri, come detto, non era da riparare. Vabbè, già che ci stiamo, anche se quella montata qui sopra, che onestamente, però qua ripariamo un po', tanto abbiamo un bel po' di risorse. Ok, allora dov'è Kate? Cazzo, sta, si mimetizza con tutte queste armature atomiche qua. Vieni qua. Ferma, ando cazzo, vai. Occhi aperti. Ora gli ridò i pezzi dell'armatura atomica. 1, 2, 3 e 4. E 1, 2, 3 e 4. Li facciamo indossare. Perfetto. Ok, allora adesso ragazzi vediamo il peso. Vabbè, potevamo lasciare ancora qualcosina. Però un'altra cosa, problemi con i predoni a Sanctuary. Dov'è che mi ha detto di andare a parlare? Devo parlare probabilmente con qualcuno che mi manderà da qualche altro insediamento. Forse è quello che avevamo saltato l'altra volta. A colonna. Ti mandano in Minutemen. Sì, ma tu stai già qua con me, quindi dimmi sì, qual è il problema. Sono qui per aiutarvi. Che succede? C'è un gruppo di predoni che continua a tormentarci. A Kate non è piaciuto cazzo. Rubano il nostro cibo e le nostre provviste e ci minacciano di morte se non gli diamo quello che vogliono. Sappiamo da dove vengono, ma non siamo in grado di affrontarli da soli. Vabbè, dai, facciamo che accetto. Non preoccuparti, mi occuperò io di questo. Ma non la faccio adesso, sennò Kate si incazza. Eravamo disperati. Questo comunque da quando è venuto in questo villaggio non ha mai fatto un cazzo, è rimasto bloccato qua sto maledetto. Comunque, visto che Kate poi si incazza, facciamo un'altra cosa ragazzi, perché c'è una missione secondaria che è randomica, quindi la dobbiamo trovare, si dovrebbe trovare in questa zona. Vedete Jamaica Plain qui a sud di University Point, quindi andiamo a University Point. Se ce la facciamo, vabbè, magari pure se il video uscirà un po' più lunghetto. Come vedete, ogni tanto capita, magari qualche giorno che non arriva Fallout. Perché? Perché in questo periodo stanno uscendo anche un po' di giochi, quindi devo un attimo alternarmi. Ci sono anche giochi di guida che devo riprendere, però magari qualche giorno usciranno 4 video, non lo so, vedremo. Però può capitare che qualche giorno, ragazzi, salto per dare spazio magari a qualche altra serie in corso. Naturalmente Fallout rimarrà sempre, comunque al massimo salterò un giorno ogni... tot. La maggior parte dei video li faccio sempre di seguito, cioè quotidianamente. Ora, come detto, vorrei togliermi un po' di missioni secondarie per poi proseguire a testa bassa con la missione principale. Allora, dobbiamo andare, come detto, in questa zona. Scendiamo un po', dovrebbe stare da qualche parte a sud di University Point. Frequenza segnale perso. Continuiamo ad andare verso su. Ok, ok. La macchina sportiveggiante. C'è qualcuno? Ti sento. Ok. Tirami fuori di qui. Dov'è? Qui. Ok, ci siamo arrivati. C'è qualcuno lì dentro? Fammi uscire. Chi sei? Chiediamo. Mi chiamo Billy. Ti prego, sono rinchiuso qui da un sacco di tempo. Ti aiuto ad aprire la porta. Sì, da quanto tempo? La porta è incastrata. Dovrai abbatterla sparando. Don't worry. Come facciamo con queste? Quelle incendiarie magari facciamo troppo danno. Là. Non mi sento più le gambe. È tutto così diverso. Erano secoli che non vedevo il sole. C'è un sacco di luce qua fuori. Sì, eh?
Un ragazzino al fresco parla con Billy. Billy. Salve. Billy. Ehi, Billy. Grazie, grazie davvero. Ma come sei brutto così a casa? Raccontami com'è andata con quel frigo. È successo parecchio tempo fa, prima che tutto andasse in malora. Quando ho sentito le sirene, ho cercato di mettermi in salvo da qualche parte. Quando tutto ha iniziato a tremare e a cadere a pezzi, 200 anni, mi sono infilato dentro. Dopo che la situazione si era calmata, ho provato a uscire, ma non c'era nessuna maniglia all'interno. Voglio solo tornare a casa. Puoi aiutarmi? Ti prego. Genitori morti. Dove vivevi? Vabbè, sti cazzi. No, vabbè, portiamolo, genitori morti. Andiamo a cercare la tua casa. Ora dobbiamo badare a questa piccola festa. Aia, sei incazzata. Magnifico. Grazie. Vivo a Quincy. O almeno ci vivevo. Ma non so come arrivare lì. È tutto così diverso. È andato tutto distrutto. E quindi porta Billy a casa. E dove cazzo sta la casa? Momento. Vabbè, questo possiamo toglierlo, l'indicatore. Così. No, sposti indicatore. Bacca troia. Rimuovi sto cazzo di indicatore. Vabbè, comunque dobbiamo arrivare lì sopra, quindi facciamo giusto così. Perché mi dà fastidio un altro indicatore, no? Aspetta, no. Un ragazzino al fresco. Dovevamo attivarla. Comunque dobbiamo arrivare lì a sud e ci andiamo dalla stazione di polizia, che magari famo prima. I ratti talpa spesso si spostano sottoterra ed escono in superficie tendendo imboscate alle loro prede. Lascia fare. Vabbè, comunque abbiamo perso un po' di fini con Kate perché si sta incazzando di queste cose. Vabbè, poi vediamo se magari ci intossichiamo con il jet o qualcosa. Anche se a questo punto, visto che abbiamo fatto disintossicare lei, sarà ancora felice di... Perché è una cosa che, come detto, scassinare, hackerare, eccetera, tra cui anche drogarsi, fanno la felicità di Kate. Però a questo punto non lo so se valga ancora la cosa. Comunque, nel caso ci spariamo un po' di jet, eccetera, tanto abbiamo una di quelle cure che ci tolgono da ogni intossicazione. Aspetta, che cazzo, siamo già partiti con cattiveria qua. Oh, aspetta. No, no, quest'altro. Vaffanculo, vabbè, spara ancora. Canne al caporale. Ci siamo buttati in una zona dove era meglio. Cazzo, dove sta? Vaffanculo. No, siamo morti. Sì, siamo morti. Mamma mia, con cattiveria proprio. Dimmi che avevi salvato nel breve periodo, se no le bestemmie qua le sentono in tutto il Commonwealth. Sì, però cazzo, se mi lanci in una zona così, vacca di quella gran puttana, secondo me non ha salvato adesso che ci siamo trasferiti. Secondo me non ha salvato da un bel po'. Tipo, lo scopriremo a breve. Ma sì, perché come cazzo fai a controllare due? È un fottuto casino. Non è solo scordarsi di controllare la vita, è proprio che non si vede. Dovevano fare tipo il classico nei... Dove cazzo stiamo? Qua, questo l'ho salvato, dobbiamo accompagnare a casa. Ok, quindi presumo di... Ragazzo al fresco, vabbè, facciamo sti cazzi. Stavolta mi sposto da quest'altro lato. Poi magari ci andiamo a spaccare dei culi, ma non in questo modo. Perché a vista non ti viene da andare a vedere quella barretta lì sotto, quindi non ti accorgi che stai morendo. Oltre al fatto che poi, andando a spippolare nel menu per prenderti qualcosa, ci mette sempre un po'. Però adesso mi ero accorto un po' troppo in ritardo che stavamo morendo, quindi avrei preferito una cosa più veloce, sia nel prendere le medicine che nel informarmi che stavo morendo. Tipo, non so, un rossore a schermo, un qualcosa che lampeggiava, un qualcosa che mi diceva: stai morendo malamente, quindi occhio. Allora, dobbiamo andare qui a 26 metri, quindi è questa la casa? Probabilmente sì. Posso entrare da qui? Mamma? Papà? Ah, beh, però ci stanno ancora, hai visto? Billy? Ecco qua, Billy. Siete tutti dei gol, quindi felici e contenti. Sei davvero tu? Vabbè, tra sì, di loro sono dovrebbero io. Accorgersi. Oh, che... mio Dio!
Credevamo che fossi morto. Pensavo che ti è successo? No. Siete tutti bruciati come me. Siamo qui, le relazioni ci hanno cambiati. Ah, non possiamo. Hanno fatto lo stesso con te. Non preoccuparti, Billy. No, tuo padre e io ti vogliamo bene così come sei. Scusa, siete col pure voi. Bene, scusa. È passato tanto tempo. Mi siete mancati. Grazie per averci riportato il nostro bambino. Non tu. Ehi, tu, in casa. Voglio quei ghoul. Soprattutto il ragazzino. Puoi consegnarmeli con le buone o morire cercando di salvarli. Scegli. Perché mi vuole? Oh mio Dio. Ma sta fuori. Devo prendere Billy. Dove cazzo sta? Scusa. Ma dove sta questo? Ah. Se ne sono andati, menti. Ma stanno qua. La casa è vuota. Pare che siano fuggiti in fretta e furia. Cazzo! Ok, gente, ci dirigiamo a sud, di corsa! Shh, fate silenzio. Mamma mia, il carisma di Carletto, risolve tutto. Un aiuto, comunque. O sbaglio. Quello è scappato. Questo che problema c'ha? Che succede? Non c'entro. Ma che cosa io non c'entro? Ma che cazzo state a dire? Scusate. Ma è finita la missione? No, parla con Bull, parla con Billy. Che cazzo ne so. Quindi? Abbiamo finito? Ehi. Hey. Grazie per averci portato il nostro bambino e per averci salvato da quel mondo. Ma per così poco? Diventare gol, bravo ragazzo, felice di avervi trovato. Chiediamo come diventare gol. Diventare no, come? Vabbè, come lo sappiamo. Usciti a raggiungere il rifugio in tempo. La porta si è chiusa quando hanno cominciato a cadere le bombe. Siamo rimasti entrambi esposti a parecchie radiazioni. Credo che siamo tra i pochi fortunati. Aia, questi sono la confraternita che non sa guidare. È per questo che avete il mio stesso aspetto. Sì, Billy, è per questo. Anche se sarebbe più corretto dire che tu hai il nostro stesso. Dai, che vogliamo andare a buttarci nella mischia a vedere che cazzo stanno a combinare. Ma alla fine siamo tornati qui. Si esplode il mondo. Abbiamo vissuto qui da allora. Non sappiamo dove altro andare. È state qua, che problema c'è? Ecco, prendi. 250 tappe, vabbè. Abbiamo finito anche un ragazzo al fresco. Usciamo, Kate. Chiudiamo la porta e andiamo a vedere dove sono i combattimenti. Spacchiamo un po' di culi, aspetta, mettiamo questo esplosivo. Dove erano i combattimenti? Ma scusate. E tutte queste esplosioni, ste cose. Vabbè, già che ci siamo, che abbiamo trovato sta zona, proviamo a dare anche un'occhiata, no? Del jet, sacca di sangue. Mettiamo sta pistolina che è meno ingombrante alla vista. Ma questa è tutta una zona o forse non lo so. Così piano piano ci avviciniamo anche lì. Saprei, è tutto chiuso. Sì, diciamo le case sono tutte un po' abbandonate barra inesplorabili. Qui si è schiantata la confraternita, eh? Cazzo, salami della confraternita. Sanno proprio guidare. Qui è un pezzo di... Ma posso fare così, grandissimo? Secondo me è abitata sta zona. Vorrei dire niente. Lì si è schiantato un altro coso della confraternita. Infatti sta anche un attimo laggando perché ci sono molte cose a schermo. Caricare. Quindi che c'avete con me? Gunner, aspetta, come cazzo arrivo io là però? Aspetta, ah no, da qua. No, non è vero, non ci arriveremo mai. Da là. Eh no, perché è inutile che li ammazzo da qua. Poi non posso andare. Ah, siamo alla stazione di polizia, quindi abbiamo fatto il giro. No, non c'è nessuna taglia, fratello. Però ti spacco il culo, magari non così. Aspetta, ma io è da un po' che non uso. Cazzo.
l'altro. Ma non ho capito, se non lo sto beccando. No, lo sto beccando. Per. Perché ci vuole un po' a far arrivare il colpo. Questi si spostano nel frattempo. Figli di troia. Ci arriva là? Sì. Fermo. Ok. Ma sì. Piano piano, almeno usiamo un po' anche. Là. Guarda là, da là sopra mi stanno sparando sti bastardi. Qua ci voleva il cecchinazzo però, eh. Oppela. Là. Ah sì, almeno lo utilizziamo un po' anche questo, così poi lo cambiamo. Mi hanno sparato da dietro, mi c'è qualche figlio di troia. Oppela. Guarda quanti sono. Là. Cos'è di... Cazzo, più difficile perché. Non hai scampo, lo sai, vero? Dov'è? Scusi. Guarda che bastardo questo coso. Quello l'avevo comprato pure io, ma fa cagare. Continuate a sparare. È un po' un problema con questa perché. Un po' lenta nello sparare, però sti cazzi, oh, ci facciamo un po' di esperienza, un po' di soldi. Presumibilmente, vista la zona e vista quanta cazzo di gente cattiva c'è, ci facciamo anche. Attacco la presenza ostile. Possiamo trovare anche qualcosa di interessante. Vabbè, mi sono rotto il cazzo di sta cosa. Quindi. Giovane, caccia sto cazzo di mitra. Dai! Si è impallato. Vabbè, sto cazzo. Ti penso io. Guarda Cristoforo Colombo. Sì, ma è una merda che mi si blocca. Sto cazzo di coso. Vaffanculo. E vattene a fanculo. Sto incoglionito. Allora, fermi tutti. Per incazzare quando non... Caccia l'arma poi in queste situazioni così concitate, tu uno ti blocchi così. Questo lo lascio perché, come ho detto, fa cacare. Allora, mentre questi si sparacchiano così a gratis, noi possiamo proseguire da quest'altro lato. Chi è? Vabbè, là non lo becco. Questi chissà quanti ne ho persi, però. Spuntone parachiodi, perché li recuperiamo, quelli che li abbiamo sparato. Non credo tutti, ma un po' li possiamo recuperare. Coltello, questo, vabbè, ci può stare. Tappo. E qua sarebbe da esplorare il tutto per bene, ma non è facile perché la zona è molto ampia. Quindi non è facile andare a visitare tutti gli edifici. Là si può salire perché... Ma che poi, tra l'altro, questa non mi ricordo se è una zona di quelle che abbiamo già visitato, perché mi ricordo, adesso mi sto ricordando, questo ponte c'eravamo venuti con qualcuno che si era impallato, mi ricordo. Le armature atomiche da recuperare, mi ricordo. Sì, mi ricordo questa zona. Sì, sembra proprio di sì. Sì, che ci eravamo fermati qua con un tipo con l'armatura atomica. Ok, ok, mi sto ricordando, mi sto ricordando. Vabbè, come vedete ci ha ripiazzato tutto, quindi giovine... Ma vattene a fanculo. Quindi diciamo che la zona l'abbiamo ripulita, ma questi risponano, cosa che ci può stare, almeno
Noi ci riprendiamo esperienza, ci riprendiamo munizioni e quant'altro. Ok, 5,56 ci sono utili per questo qui che stiamo usando adesso. Ora, vabbè, a questa non gli è rimasto niente dell'armatura atomica, significa che l'hanno smaciullata. Aspetta, possiamo ritornare sul... se riusciamo a non cadere malamente, magari si poteva salire anche lì. Sì, noi dalla chiesa eravamo passati, mi sto ricordando. Yes. Andiamo giusto da qui se troviamo qualcosa. Sì, questa pure era un'altra zona che avevamo detto che volevamo visitare un pochino, ma è una parola con tutte ste cazzo di zone da visitare qua. Ci vogliono 10 vite, ma 10 vite reali per farsi tutto il giro degli edifici di Fallout. Qua ci siamo passati, cioè c'è quello, forse ci siamo passati, sì. Però possiamo passare qui giù, visitare anche questi altri, questa sbarrata, questi altri piani, tipo qua. Terminale, banco da lavoro. Vabbè, il terminale lo spippoliamo. Almeno, come detto, recuperiamo un po' di... reputazione con Kate. Non so, vedremo. Troviamo le parentesi. Ok. Vediamo. Sì. Okay. Comandi della cassaforte, sblocca. Lascia la scienza ai cervelloni e andiamocene. Ma se ho fatto, che cazzo di lamento? Il pressing. Dopodiché, giacca di pelle e jeans, uniforme dell'esercito, abito marrone, abito a tre pezzi con toppe, anche da sole. Berretto da baseball? Sì. Casco da minatore. Vabbè, ragazzi, a questo punto direi che ci possiamo anche salutare qui con questo episodio di Fallout. Sì, come detto, qui ci eravamo già passati, avevamo saccheggiato un po' tutto, adesso ci ha rimesso un po' tutto, quindi va bene. E voi mi raccomando, come sempre, commentate, fatemi sapere la vostra. Abbiamo fatto queste altre missioni in fretta. Non amo questi spazi aperti. Secondarie. Non so se Kate possa dirci qualcosa in più. Non mi apre un cazzo, però me la lascio anche a contattare. E qua un po' di gente, come detto, l'abbiamo ammazzata. In questa zona dovremmo... un giro più approfondito, ma è un cazzo di casino. Il terminale lo possiamo usare? Sì, anche se c'è... no, c'è niente da fare. Va bene, allora, come detto, ci vediamo con il prossimo appuntamento di Fallout 4 e proseguiremo con qualche compito secondario. Non so se lasciare Kate da qualche parte per andare a fare la missione quella di Sanctuary, se no si dovessero incazzare che non abbiamo... fatto. E niente, vabbè, come detto, poi proseguiremo anche con le missioni principali, costruzioni, e abbiamo un sacco di cose da fare. Dobbiamo andare anche, ricordiamoci, dai Railroad, perché dobbiamo finire la cosa di Mila. Vediamo che sai fare. Mila. E c'è anche un altro insediamento, quindi se non sono infinite quelle lì possiamo eventualmente fare. Non so in realtà se siano infinite o meno, spero di no, altrimenti famo notte. Va bene, ci vediamo al prossimo episodio, un saluto a tutti da Gueltaleale.